Continuiamo il nostro viaggio attorno a Leonardo da Vinci e dentro la sua mente. È possibile che un genio come lui abbia commesso un errore, magari di prospettiva, in uno dei suoi quadri più famosi, come l'Annunciazione? È un quadro che si trova oggi agli Uffizi di Firenze, ammirato da milioni di persone, con l'angelo che annuncia a Maria la futura nascita di Gesù in un paesaggio tipicamente rinascimentale. Ma dov'è questo errore? Ebbene, ne parleremo tra poco con il professor Carlo Pedretti, che anche questa sera ci farà entrare nel mondo di Leonardo da Vinci. Buonasera, professore. Ma prima sarebbe bene fare una premessa, e cioè che Leonardo era uno dei pittori che più studiavano le proporzioni del corpo umano, non è vero, professore? Sì. Nei suoi disegni si trovano tantissimi studi sul corpo umano, a parte naturalmente l'uomo vitruviano, che raffigura le proporzioni ideali dell'uomo, con le braccia e le gambe inserite in un quadrato e in un cerchio. Esistono, del resto esistono tanti schizzi che mostrano l'attenzione di Leonardo per l'armonia delle forme e delle proporzioni. Invece nell'Annunciazione cos'è successo? È successo che la Madonna ha un braccio troppo lungo. Se si osserva questo famoso quadro, infatti, ci si accorge che le misure non tornano. C'è qualcosa di sproporzionato. Allora, professor Pedretti, Leonardo ha sbagliato? O il braccio è stato dipinto da qualche suo allievo? Oppure c'è qualche altra spiegazione? C'è qualche altra spiegazione. Oggi c'è una nuova teoria avanzata dal professore Antonio Natali, oggi direttore della Galleria degli Uffizi, cioè dove si trova il quadro dell'Annunciazione. Natali è partito da una mia intuizione di oltre mezzo secolo fa, cioè che Leonardo, studiando prospettiva, era arrivato a impiegare distorsioni ottiche chiamate anamorfosi. Questo per consentire che una veduta forzatamente laterale di un dipinto, non si sa come in origine un dipinto fosse collocato in un corridoio o in qualche altro posto angusto, e potesse rendere le figure nelle giuste proporzioni. Di qui il braccio allungato della Vergine che, visto da un lato, accostandosi al dipinto da un lato, appare corretto. È l'occhio che corregge. Infatti, la fotografia non può farlo. In uno dei taccuini, mi diceva, lei ha scoperto una situazione analoga, cioè un apparente errore di prospettiva che però poi l'occhio corregge. È vero. Leonardo ritrae a carboncino dei lavoratori nei campi. Si tratta di due uomini visti in piedi da tergo, uno con una vanga e l'altro con un tronco. Le estremità degli oggetti non combaciano. E l'errore di prospettiva è chiaro, ma se guardiamo le figure di lato, l'errore scompare. Abbiamo chiesto al professor Natali se questi esperimenti di ottica non fossero per Leonardo, in fondo, anche una forma di gioco. Quello che Leonardo fa in questa tavola dipinta sui 20 anni, quindi in età giovanile, non è da reputarsi né un esercizio accademico né un gioco intellettuale. Sapeva il luogo dove la tavola sarebbe stata e dunque sapeva come sarebbe stata guardata da un punto di vista privilegiato. Se noi rispetto alla tavola ci disponiamo alla destra e anche in forte scorcio, tutte quelle difficoltà prospettiche si ricompongono in una lettura compatibile.